chiudiamo l'appello. Luciano Marinucci, Di Clemente Giorgio, Checchiarezza Ezio, Elia Maria, Brontino Massimiliano, Martelli Efraim, Malandra Giorgia, Federico Gabriella, Ferraioli Roberto, Cinosi Simona, Di Nicola Ester, Gruppi Mario, assente, Parrucci Giulia, Costantini Giuseppe, Ferrante Enzo, assente, e Silvestri Cinzia, assente. Bene. Tre assenti, sì. Vi informo che il punto numero 3 del Consiglio Comunale lo rinviamo perché deve essere inserito, trattandosi di una trasformazione di un diritto di superficie in diritto di proprietà, quindi di una alienazione da parte dell'amministrazione della proprietà, deve essere inserito nel programma del piano delle alienazioni che andremo a breve ad approvare. Quindi viene rinviato alla prossima, diciamo, seduta, se porteremo insieme al programma. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale sedute precedenti. Con la proposta numero 8 del 26 gennaio 2018 andiamo ad approvare i verbali adottati nella seduta del 7 dicembre 2017 dal numero 61 al numero 68 e nella seduta del 28 dicembre 2017 dal numero 69 al numero 71. Se non ci sono osservazioni, diamo però approvati. Non essendoci osservazioni, all'unanimità si intendono approvati. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 4 del 23 gennaio 2018, convenzione tra il Comune di San Giovanni di Latino e il Comune di Miglianico per i servizi in forma associata della segreteria comunale. Va bene, chiaramente avete visto oggi il nostro segretario, un nuovo segretario, al quale chiaramente, oltre ad augurare un buon lavoro, una collaborazione proficua con l'amministrazione tutta, con tutti i consiglieri comunali, che dire, che io gli faccio in bocca al lupo pensando di tutti. Comunque adesso do la parola a voi, Maria, per fare l'intervento, prego. Consigliere Costantino. Grazie Presidente, sì, ho avuto il piacere di conoscere stamattina il nuovo segretario comunale, a cui chiaramente ci associamo a nome del gruppo e personalmente a fare gli auguri interamente di buon lavoro in un contesto sicuramente non facile, in un momento non facile, e quindi visti i precedenti, ma auguriamo chiaramente il meglio. Una successione di segretari comunali, speriamo che ci sia una situazione di consolidamento, quantomeno per portare avanti un lavoro di programmazione e soprattutto ci auguriamo e sono certo di una disponibilità a favore di tutto il Consiglio Comunale, quindi auguri sinceri da parte del gruppo nostro e personale. Grazie. Sindaco, devo dire che nella scelta dei curricula con il segretario ho avuto già diversi colloqui e non a caso è arrivato il 29 di gennaio quando noi avevamo qualcosa scoperto già dal primo di dicembre, quindi questo prorogarsi l'abbiamo fatto proprio perché volevamo lui e quando il suo curriculum sembrava quello più appropriato in via di una serie di esperienze che lui ha anche in termini di contabilità e di tributi.
Quindi speriamo insieme a tutto il Consiglio Comunale di dare a questa macchina la migliore funzione. Quindi buon lavoro. Altri interventi? Allora possiamo passare alla votazione della proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 4 del 23 gennaio 2018 ad oggetto comunicazione per il Comune di San Giovanni Casini e il Comune di Migliani per i servizi in forma associata della segreteria comunale. Favorevoli? All'unanimità. Votiamo l'immediata esecutività della delibera. Favorevoli? All'unanimità. Va bene, adesso il punto numero 3, che avevo detto di rinviare, però dobbiamo metterlo a votazione. Sì, per rinvio. Quindi votiamo per il rinvio del punto numero 3 della delibera ad oggetto trasformazione del diritto di superficie e diritto di proprietà cooperativa edilizia a responsabilità limitata acqua marina. Sì, perché dobbiamo inserirla all'interno del programma delle alienazioni. Credo che approveremo il programma delle alienazioni unicamente al bilancio, quindi con il bilancio porteremo anche questa delibera. E al dunque. Intervento da parte del consigliere Costantini. No, avrei specificato presidente, quindi vuol dire che la conferenza dei capigruppo fatta questa settimana è stato portato il punto, ma non facendo parte appunto del piano delle nazioni, giusto? Non c'è stata questa dimenticanza, era giusto per capire il passaggio. Grazie. Sì, sì, è proprio così. Era stato inserito il punto senza aver verificato se fosse stato già inserito o approvato. Presidente. Assessore Perosso. Allora, sul rinvio di questo punto, è chiaro che oggi agiamo in via precauzionale rispetto a un iter amministrativo che potrebbe essere impugnato in maniera opinabile o meno, quindi metteremo in difficoltà la parte privata che probabilmente poi dell'immobile dovrà fare, non lo so, di vendita, di donazione, eccetera. Tuttavia, l'alienazione inteso come una vendita di diritti che non è altro che un riscatto del diritto di superficie, non è intesa come una vendita vera e propria dell'ente. Quindi tecnicamente avremmo potuto, come dire, agire andando avanti sul percorso di dismissione di questi diritti. Però insomma, precauzionalmente, visto che comunque non c'è ovviamente nessuna fretta rispetto a questo iter, ma soprattutto con un intervento di quantificazione dei diritti di tutti i proprietari di appartamenti della cooperativa, abbiamo messo e metteremo nella condizione ognuno di loro, una volta portato il piano di alienazione, di poter eventualmente usufruire di questo tipo di opportunità. Quindi è un lavoro fatto adesso che potrà valere anche per il futuro. Quindi accelerare oggi avremmo potuto fare per mettere poi eventualmente in difficoltà il percorso amministrativo, quindi per dire che in passato probabilmente lo si è anche fatto senza inserirlo nel piano delle nazioni. Oggi credo che precauzionalmente non lo facciamo, anche perché il rinvio è solamente di una ventina di giorni col bilancio. Grazie. Altri interventi? Allora possiamo passare alla votazione del rinvio del terzo punto, l'oggetto trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà cooperativa edilizia responsabilità limitata acqua marina. Favorevoli? All'unanimità.
Punto numero 4 all'ordine del giorno, proposta di delibera numero 2 del 4 gennaio 2018, approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale. Illustra il punto l'assessore Ezio Gaetta, prego. Allora, la delibera che andiamo ad illustrare tratta l'approvazione definitiva del piano di classificazione acustica del nostro territorio. È un atto fondamentalmente propedeutico anche all'approvazione definitiva del PRG, è una tavola di analisi, è una delle tavole di analisi del territorio che questa amministrazione, l'amministrazione ha inteso mettere a disposizione dei tecnici che hanno redatto lo strumento urbanistico per far sì che la pianificazione possa essere stata più completa possibile avendo cognizione di quelle che sono le realtà territoriali. Quindi tant'è che l'adozione di questo atto è avvenuto esattamente lo stesso giorno in cui è stato adottato il piano regolatore generale nel febbraio del 2016. La pianificazione acustica di un territorio è di per sé importante. Noi come comune abbiamo approvato l'ultimo piano nel 2000 con la delibera 159 del giugno 2000, facemmo questo lavoro che probabilmente all'epoca fu il primo, visto che in passato non era stato mai fatto. Oggi, a fronte di un ventennio poi di attività sul territorio, di sviluppo, di pianificazione, di aumento dei residenti e di cambio di destinazione di alcune aree come precedenti piani regolatori, è stato redatto questo nuovo piano che fa un quadro di quello che è la situazione acustica derivante da ogni zona del territorio che sulla planimetria ha avuto una sua classificazione. Ha avuto una sua classificazione per far sì che poi l'amministrazione ha avuto contezza di quello che la classificazione acustica di ogni zona del territorio comporta, può dare l'opportunità e la possibilità all'amministrazione comunale eventualmente di intervenire con dei piani di risanamento che ovviamente l'amministrazione ritiene all'interno delle zone più critiche. Questo è un piano di indirizzo, ma oltre ad essere un vero e proprio piano di pianificazione, atto di pianificazione del territorio comunale. Noi oggi, a fronte dell'adozione di quel piano fatto nel 2016, abbiamo ricevuto una sola osservazione che è pervenuta dalla SNAM Rete Gas, che su questo territorio ha la proprietà di un impianto di riduzione pressione che è ubicato in via Talete, un impianto che la SNAM difatti è in quella zona, in quell'area che è prospiciente lo svincolo autostradale con la Pretella che va verso Villanova. Quell'area e quell'impianto era stato classificato nella zonizzazione acustica emessa dal tecnico Sandro Spadafora, era stato classificato come un'area di intensa attività umana nel quale rientrano delle classificazioni miste tra residenziali, commerciali, artigianali e industriali, insomma una zona nella quale si trovano diverse attività, per cui con le caratteristiche che si porta dietro una tale classificazione. La richiesta della SNAM è stata invece di inserire questo impianto all'interno della zona numero 5, e cioè aree prevalentemente industriali, rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali con una scarsità di abitazioni. Effettivamente visione di quello che effettivamente è l'impianto sul posto, con la collocazione che essa tiene in un'area prevalentemente industriale,
è pertinente la, il tipo di richiesta che è stato fatto dalla SNAM, tant'è che poi il tecnico nella relazione che ha rimesso all'amministrazione comunale per verificare la congruità della richiesta ha dato un parere positivo perché effettivamente è più pertinente come classificazione. Quindi questo tipo di osservazione noi oggi lo andiamo ad approvare rispetto alla richiesta, è stato già inserito negli atti e nella zonizzazione nuova che è stata ripresentata al Consiglio Comunale e contestualmente noi approviamo definitivamente il piano di classificazione acustica che si caratterizza per avere una zonizzazione molto molto particolareggiata con tutte le zone del territorio che hanno una colorazione, a seconda della colorazione ci sono dei limiti di emissioni, di emissioni che praticamente regolano il vivere civile delle persone all'interno del territorio. Ovviamente quando ci sono delle questioni riguardanti delle attività rumorose nel corso della giornata, spesso ci sono questi tipi di contenziosi con l'impresa che lavora alle 2 di pomeriggio o la sera rispetto all'abitazione, oppure l'azienda o l'industria che sta vicino alle abitazioni che fa emissioni rumorose con ovviamente problemi di qualità della vita della residenza. Tutte queste problematiche sono regolamentate da questo piano perché per zona e per classificazione del territorio ovviamente ci sono dei limiti di emissione di rumori ed altro, e quindi insomma questo tipo di piano redatto in maniera così specifica e così dettagliata può riuscire a dirimere quelle che sono le controversie, quelle che sono le indicazioni di ogni area e anche la possibilità e la volontà dell'amministrazione poi di intervenire su alcune zone del territorio. Rispetto al piano del 2000 non ci sono modifiche sostanziali, cioè allora fu fatto un lavoro puntuale e oggi viene ripetuto e ripreso pari pari perché evidentemente in questi anni l'edificazione e lo sviluppo del territorio è avvenuto in congruità con quello che erano già i dettami dell'epoca e con quelle che erano le indicazioni di quel tempo. Quindi di fatto noi oggi lo andiamo ad approvare e riconfermiamo la presenza in questo territorio di un piano comunque importante che regola la qualità della vita delle persone, di chi lavora e di chi ha le attività, le aziende, eccetera. Quindi con questa approvazione noi approviamo definitivamente il primo atto di quello che poi sarà la prossima definitiva del piano regolatore. Grazie assessore. Interventi? Consigliere Costantino. Grazie presidente. Ma poche cose da aggiungere, visto che anche l'assessore già ci aveva ribadito che rispetto a un piano del 2000 le variazioni sono diciamo minime, più che altro piccoli adeguamenti in base al territorio. Diciamo che è un atto propedeutico, come ha ribadito appunto l'assessore, all'approvazione di un PRG dove ci ha visti e ci vedrà sicuramente contrari alla sua approvazione, ma volevo evidenziare soltanto l'unico punto reale che è quello dell'osservazione appunto della SNAM. Allora, senza entrare nel discorso e nella valutazione del tecnico Spatafora, in base a come vogliamo pronunciarlo, e vediamo una modifica strutturale di quell'area, io ritengo importante, perché passare da una valutazione fatta dallo stesso tecnico di un'area di intensa attività umana a un'area di prevalentemente industriale, non essendoci state modifiche in quello stesso contesto, vedo la situazione abbastanza difficile e direi preoccupante,
in quanto è vero che non ci sono grandi edificazioni di carattere abitativo, ma è vero che è un'area che negli ultimi anni ha avuto solo una concentrazione di attività commerciali, che ci sono dei ristoranti, ci sono appunto diverse una serie di attività, quindi una presenza umana importante. E quindi i miei dubbi, al di là di un aspetto negativo per provvedervi al piano, anche qui ho forti perplessità, perché con questa classificazione diversa non so fino a che punto quell'area può essere ulteriormente invasa da inquinamenti acustici, quindi da 4 a 5 non solo si abilita l'attuale situazione, ma probabilmente si va a concedere un'ulteriore possibilità di inquinamento acustico. Quindi, ripeto, nella relazione che io non ho avuto a disposizione, non ho visto le argomentazioni che hanno portato lo studio a rivedere la propria posizione e quindi di classificare da 4 a 5 quell'area. Quindi la posizione nostra, ripeto, nella relazione non sono entrato nel dettaglio, però la valutazione personale è quell'area difficilmente la vedo caratterizzata così come prevede la classe 5, cioè prevalentemente industriale. C'è un aspetto marginalmente industriale, più che industriale la vedo commerciale aperta al flusso dei cittadini e quindi delle persone, e quindi questo non può non essere tenuto in giusto conto. Questa è la nostra posizione. Grazie. Altri interventi? Passiamo alla dichiarazione di voto. Dica lei. Voi? Ah, ok. Allora, sull'osservazione che viene fatta, io intendo un attimino evidenziare la pianificazione che è stata fatta sul territorio per illustrare la motivazione con la quale poi il tecnico redattore del piano ha accolto l'osservazione da parte della SNAM. Come vediamo, praticamente il punto che è stato modificato è esattamente un rettangolino finale rispetto a tutta una zonizzazione che ha la stessa caratteristica, cioè quella dell'area artigianale, industriale e commerciale, che di fatti è quella di maggiori emissioni rumorose all'esterno e che è tutta quella che sta al di là dell'asse attrezzato verso il fiume. Nella prima stesura il tecnico redattore del piano aveva colorato con una categoria inferiore tutta l'area della Tiburtina, tutta la parte residenziale che sta fino al confine con l'asse attrezzato, e una stricetta che è quella fluviale che sta proprio nella parte a ridosso del fiume a confine con l'area industriale. Quindi difatti aveva ricongiunto quel colore in quella zona, però in realtà, se noi andiamo a vedere, c'è tutta l'area che poi va fino all'aeroporto, nella zona dove stanno sorgendo i centri commerciali, fino a confine con Chieti, cioè è tutta un'area colorata di azzurro, e quindi questo azzurro si fermava 20 metri prima del loro impianto, quindi era anacronistico, cioè la determinazione che era stata fatta nella prima fase, ed è corretto il fatto di averlo oggi accolto per ricongiungerla a quello che è la zonizzazione dove in realtà si tratta. Quindi ecco la motivazione per cui è stata accolta l'osservazione, come se fosse stata un'imprecisione in sede di adozione di prima fase di approvazione di questa classificazione. Quindi questa è la motivazione reale, e quindi di fatto è stata ricongiunta un'area che già ha le stesse destinazioni. Non ci sono
pregiudizi per altre zone dove ci sono le residenze, dove ci sono le attività, eccetera, perché di fatti è un'area completamente asservita a quella che è l'attività commerciale e industriale del territorio. Grazie del chiarimento. Allora, possiamo dire di voto? Consigliere Costantino. Sì, grazie. E la precisazione dell'assessore sicuramente è utile, ma oggi valutare, come dice appunto Tetteretta, i vari colori, le striscette, i triangolini a cui noi non siamo messi, nessuno ci ha messo a disposizione questo tipo di valutazioni, chiaramente è assolutamente difficile. Prendo atto che sicuramente il lavoro di valutazione sia stato fatto, me lo auguro, però ripeto, è difficile valutare fino a dove arrivi un certo tipo di inquinamento, quali sono i progetti di chi ha fatto l'osservazione, cosa voglia inserire in quel contesto dell'area e tutto il resto, quindi per noi è assolutamente difficile valutare il tutto e quindi augurandoci che sia così come l'assessore ci ha illustrato e ribadito, rimaniamo nella nostra posizione di contrarietà, soprattutto perché è un piano annesso a quello che è un DRC dove abbiamo sempre ribadito la nostra contrarietà. Grazie. Sindaco, in posizione di voto, chiaramente un voto favorevole in tutta la maggioranza, ma è un riconoscimento particolare al lavoro che è stato svolto nella redazione di questa variante per l'oratore, che di solito è un punto di orgoglio di un'amministrazione comunale, di un sindaco in carica. Però io voglio fare dei ringraziamenti particolari, lo voglio fare a Alessandro Ferragalli, che ha iniziato questo percorso con noi e con me in particolare, a Enzo Tetteretta che l'ha portata a conclusione, alle associazioni culturali che hanno partecipato a questa variante dando i loro pareri, ai cittadini che siamo riusciti ad ascoltare nel corso della redazione di questa variante, al bando che abbiamo pubblicato per retrocedere terreni che a richiesta dei cittadini hanno rivisto la loro connotazione da edificare all'agricola, proprio perché questo è un periodo in cui l'edilizia non va e quindi famiglie che non sono state in grado di poter stare dietro ai pagamenti dell'IMU e quindi ci avevano chiesto di retrocedere i terreni, e questo penso che sia stata anche una buona azione, e ai tecnici che ci hanno lavorato per questi anni, insomma, entrando sul territorio di San Giovanni di Teatino in lungo e in largo, conoscendo tutti gli aspetti e le peculiarità di un territorio già fortemente antropizzato nella sua storia, ed oggi con questo strumento riusciamo realmente a dare due aspetti fondamentali a questo paese. Uno, uno stimolo alla ripresa dell'edilizia fatta di piccoli interventi di rifinitura e di ricucitura del tessuto urbano. L'altro, quello di importare dalle casse comunali quelle risorse che sono mancate in questi anni. La speranza è questa, perché se in passato gran parte delle entrate erano riferite alla Bucalossi, in ordine a intorno a 1,5 milioni, 1,600 mila euro, in ultimi anni sono andati veramente a pochissimi spiccioli, e purtroppo questo ne ha rivisto anche l'andamento dell'amministrazione comunale, quindi della sua gestione ordinaria. Oggi le aspettative sono queste e quindi noi speriamo che, oltre a dare impulso, portiamo anche nelle casse comunali quelle risorse che poi ci servono per poter amministrare il nostro territorio. Quindi credo di ringraziare tutto il Consiglio Comunale, anche chi non è d'accordo all'approvazione di questo piano, ma noi diciamo che siamo abbastanza orgogliosi e soddisfatti di aver dato uno strumento a questa collettività che per i prossimi anni sicuramente sarà qui agibile e funzionale. Grazie. Bene.
Passiamo allora alla votazione del punto, proposta di delibera di Consiglio Comunale numero 2 del 4 gennaio 2018, approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale. Voti favorevoli? 12. Contrari? 2. Votiamo la immediata esecutività. Favorevoli? 12. Contrari? 2. Grazie.